situazione, diciamo, è una situazione complicata come quella di tutto il paese, quindi naturalmente noi veniamo da una pandemia, crisi economica, nel momento in cui c'è una ripresa ci troviamo chiaramente a subire un po' le conseguenze della guerra nel cuore dell'Europa e quindi soffre tutta la nostra categoria, ovviamente un po' come soffrono le professioni, un po' perché diciamo da un lato gli aumenti dell'energia vanno a colpire poi giornali, televisioni, radio, web tv e quindi una professione che è vivace, che continua ad attrarre i giovani ed appassionarli, sicuramente diciamo, ha subito le battute di arresto. Questo lo vediamo concretamente soprattutto nella carta stampata, dove insomma, le copie vendute continuano a calare, succede in tutta Italia, succede in Campania. Quindi diciamo, i numeri sono molto ridotti e sicuramente in molte redazioni si stanno facendo sacrifici, così come tanti collaboratori, freelance, precari stanno facendo anche loro molti sacrifici, quindi è un momento complicato per tutto il paese, ma la nostra professione sicuramente è tra quelle più colpite. Presidente, i giovani d'oggi, come dicevo, si avvicinano all'attività giornalistica, cercano di essere prima pubblicisti, poi giornalisti professionisti, ma al di là di tutto ciò, ci sono le capacità nei giovani per poter integrarsi nei cosiddetti anziani? Allora, le capacità dei giovani ci sono, assolutamente, e che sono gli spazi, sì, che sono, diciamo, sono tutti ragazzi che sono tecnologicamente molto preparati, e non solo tecnologicamente, anche culturalmente hanno le basi, cioè, il problema è che da un lato nelle redazioni gli spazi si sono ridotti in modo drastico, anche appunto il lavoro a distanza che in una certa fase della pandemia ha aiutato, però poi alla fine si è rivelato un altro strumento per continuare a prosciugare alcune redazioni, quindi gli spazi si sono ridotti. Quello che devono fare molto i giovani è lavorare sicuramente da freelance, cioè utilizzare più canali, più possibilità, perché riuscire a trovare un, chiamiamolo, posto fisso, tra virgolette, è sempre più difficile e più complicato, soprattutto in questo momento di contenimento. Ci sono poi sicuramente alcune realtà, soprattutto per quanto riguarda il web, diciamo che in cui insomma, sicuramente si lavora molto bene, televisioni con tutte le difficoltà che hanno, però per un giovane giornalista trovare un posto fisso in questo momento è difficile. La presidenza e la direzione, l'ordine dei giornalisti campani, cosa è in programma nei prossimi mesi? Allora, noi stiamo lavorando molto ovviamente sul tema dell'aggiornamento e oggi siamo qui a San Martino Valle Caudina, io ringrazio il collega Valerio Pisanello, insomma tutta la comunità che si è mossa, perché è importante portare l'aggiornamento, portare ad essere l'ordine ad andare nei luoghi. Quindi abbiamo ripreso, a novembre, dicembre abbiamo ancora tantissimi corsi frontali, che sono quelli che noi preferiamo perché ci piace andare nei luoghi, confrontarsi, ecco. E poi ci sono diciamo, una serie di novità che partiranno all'inizio del prossimo anno. Una riguarda, adesso ci sta lavorando l'ordine nazionale, per cui non possiamo ancora diciamo, annunciarne nei dettagli, però ci saranno delle novità anche per quanto riguarda l'accesso alla professione. Tu prima accennavi appunto al professionismo. Ci saranno all'inizio del prossimo anno nuove regole per l'accesso alla professione del professionista. Sul pubblicista non cambiano le regole, per ora sono cambiati alcuni parametri, ma invece per il professionista ci saranno nuove regole all'inizio del prossimo anno.